Buongiorno. No, ci scusi. Cosa fa? Mette le mani davanti, ma cosa fa? Onorevole, una domanda sulla manovra. Onorevole, come sempre si è fatto anche sulle manovre dei governi precedenti, un commento si può fare? Possiamo solo chiedere sull'esultanza al balcone, è stata un po' prematura visto quello che sta succedendo in queste ore. Onorevole, possiamo dire una poderosa marcia indietro dal 2-4, ma queste mani da davanti alla telecamera... Possiamo non mettere le mani su davanti alle telecamere. Guardi, adesso vi sottopongo alla telecamera, così non si dica che mettiamo le mani. Dal 2-4 una poderosa marcia indietro. Ho capito. Come la commentiamo? Stelle silenti. Abbiamo detto che la platea rimane tal quale. Ma allora si poteva fare prima, no? C'è un po' del risultato, che è una crescita di numeri, che è una crescita tecnica, di entusiasmo e di coinvolgimento nazionale, perché nel momento in cui 6 milioni si mettono davanti alla televisione un sabato alla una per tifare la nazionale, le nostre ragazze, diventa un fatto di costume. Grazie. Possiamo solo dire che il governo in questione sembra più l'Italia del calcio che quella del volley per i risultati che ottiene in Europa. Vediamo alla fine. Vediamo alla fine, dice. Però già siamo alla fine o no? No, avevate esultato un po' troppo presto da questo balcone. Bella marcia indietro che avete fatto. Se fosse per me, sì? Altro che 2,4, 3%. Però? Perché? E non è mai detto, perché la Francia 3,5, questo Moscovici tutto a posto. Dice che non va. Noi 2,0, non manco basta. Lei teme che si arrivi all'1,8? Spero di no, se no ci sarà la rivoluzione davvero. In Francia stanno... voi però stavolta, senatore. In Francia stanno i gilet gialli, da noi... altro che gilet. Però siete voi al governo, senatore. Siamo noi al governo e diciamo, vedremo alla fine. Possiamo dire solo una cosa, le feste sul balcone sono state forse troppo anticipate rispetto alla realtà? Ha avuto anche i problemi il balcone, stavo quasi crollando. Una cosa sola, senatore, ma 2,04 perché? Perché qualcuno dice così l'inganniamo che sembra 2,4. Nessun inganno, arrivederci.